Nato nel 1932 in provincia, a Due Ville, e trasferito prima a Vicenza e a Venezia e poi a Roma, Lotto si è formato e maturato pittoricamente nell'ambito di questi due importanti ambienti artistici, quello veneto-veneziano e quello romano, passando anche attraverso le esperienze europee dell'espressionismo, dell'astrattismo e dell'informale. Il soggetto pittorico più confacente ad esprimere la forza espressiva del colore è stato per lui soprattutto il paesaggio. I luoghi rappresentano il filo rosso di un transito fisico e metaforico mai interrotto tra due realtà che, da geografiche, diventano esistenziali e artistiche. Il viaggio frequente tra Roma e Venezia, dove Romano Lotto tiene uno studio in cui da sempre vive e lavora per lunghi periodi all'anno, ha rappresentato costantemente l'occasione per catturare gli aspetti meno spettacolari ma più speciali e intimi delle due città e dei diversi territori percorsi per transitare da una all'altra, oltre naturalmente che di altri luoghi in altri viaggi, soprattutto in Italia. Il trascorrere delle stagioni, col mutare cromatico della natura, delle atmosfere e della luce che si riflette sull'acqua del mare, della laguna, del Tevere, sui muri delle rovine antiche, nelle periferie, tra le rocce e i boschi dell'altopiano, nei coltivi arsi dall'estate dell'Appennino, attraverso calli e campielli, davanti alle darse nei moli, ha segnato il cammino pittorico di Lotto. Molto importante è mantenere una tensione, chiamiamola emotiva, con l'opera d'arte, ma in senso lato, cioè con quello che noi studiamo attraverso le collezioni, i musei, i libri d'arte, che sono importantissimi per avere riferimenti continui del nostro lavoro. E questo è determinante, cioè mantenere una tensione, una passione continua per poterla poi tradurre in pittura quando si lavora. Questa mostra rappresenta il rapporto intenso, lucido, ma anche affettuoso ed emozionato nei confronti del paesaggio da parte di un pittore che molto rappresenta Vicenza, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vicenza, la città da cui lui è partito artisticamente, in un viaggio continuo a livello culturale. E nell'approssimarsi della ricorrenza del suo 90° compleanno, questa mostra vuole essere proprio un rapporto di affetto nei confronti di questo pittore, che è nato a Vicenza a livello artistico e che tanto è stato sostenuto da questa città. Vi invito a visitare questa mostra, vi aspetto tutti al Museo Chiericati.